Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale regionale di Toscana TV. Poco fa i titoli del nostro sommario, l'apertura che è dedicata in questa edizione al trasporto pubblico locale. Come è noto, dal 1° di novembre in Toscana c'è un gestore unico, ma sarà una rivoluzione che possiamo definire assolutamente dolce. Il cambiamento è di quelli epocali. Dal 1° novembre e per i prossimi 11 anni tutto il trasporto pubblico su gomma della regione sarà gestito da un'unica azienda, Autolinee Toscane. Nuovi bus, più sostenibilità e più organizzazione. Ma per ora il messaggio che AT vuole mandare è: non ci saranno traumi dal 31 ottobre al 1° novembre, tutto avverrà gradualmente e la rivoluzione sarà dolce. Gli autobus avranno gli stessi orari, magari noteremo un luogo diverso, le fermate saranno le stesse. Se le tariffe non cambieranno, insomma nessuna complicazione per gli utenti. Qualche cambiamento però sarà subito percepibile. I biglietti attualmente in vigore saranno validi fino al 31 ottobre, quindi il consiglio è utilizzarli prima di questa data, anche se sarà possibile chiederne il rimborso. Dopo saranno tre i biglietti esistenti, gli stessi in tutta la Toscana. Urbano a 1,50 euro, valido nei capoluoghi di provincia. Urbano nelle altre città, 1,20 euro. Extraurbano, il cui costo dipenderà dal chilometraggio. Per quanto riguarda gli abbonamenti, quelli in vigore resteranno validi fino a naturale scadenza. Per tutti quelli stipulati dal 1° novembre, diremo addio alle tesserine in plastica, che ora occorre cambiare ogni 3 anni, pagando ogni volta 6 euro. Basterà registrarsi sul sito at-bus.it, pagare 5 euro e basta. Al controllore sarà sufficiente mostrare la tessera sanitaria. Il sito, così come la app Tabnet, saranno strumenti con cui familiarizzare dal 1° novembre, ma chi non ha dimestichezza col digitale può rivolgersi a una delle 35 biglietterie ufficiali di Autolinee. Faranno tutto loro. Insomma, i cambiamenti maggiori si vedranno nei prossimi 3 anni, anche se Autolinee immetterà 200 nuovi bus già nel primo anno di gestione, ma fin dal 1° novembre si potrà acquistare un biglietto dell'autobus a Grosseto e usarlo a Firenze. Il giorno dopo le perquisizioni e l'apertura dell'inchiesta sulla GES, la società che gestisce la tranvia a Firenze, ci sono le prime reazioni, anche e soprattutto dell'azienda stessa. Voglio veramente confermare la correttezza della gestione del tramvia. L'amministratore delegato di GEST, finito nel registro degli indagati insieme al presidente di RATP, François Mazzà, con l'accusa di peculato, respinge le imputazioni e si dice molto triste per quanto avvenuto. Ieri la Guardia di Finanza ha anche perquisito gli uffici della sede di Scandicci. Questa vicenda mi rende veramente, veramente molto triste, non riesco veramente a capirla. Confido molto nei lavori della magistratura perché sono convinto che loro avranno tutta la capacità per chiarire questi problemi qua. I problemi di cui parla riguardano la gestione della tranvia, per la quale, secondo il PM Luca Turco, GEST avrebbe occultato una significativa redditività. Ma è proprio questo che Jean-Luc Logat dice di non capire. La GEST, spiega, si occupa della gestione, non della bigliettazione. Se un surplus c'è stato a causa dell'aumento di passeggeri, è tram che se ne occupa. Se fosse un surplus sui chilometri percorsi, in quel caso GEST spenderebbe, non ricaverebbe di più. Di qui lo sconcerto, oltre alla tristezza di un'ombra gettata su una società, dice, sempre stata corretta. Veramente mi spezza il cuore. Alla domanda se si sentisse tranquillo, Logà si dice più preoccupato per il recente incidente al piede che ha subito. Ho un grosso problema attualmente, mi sono fatto male al piede, questo mi preoccupa di più. Nei prossimi giorni i difensori dei due manager francesi indagati presenteranno ricorso al Tribunale del riesame contro i sequestri eseguiti a carico dei loro assistiti. La vicenda dei resti umani all'interno dei trolley davanti al carcere di Solicciano, ritrovati in un podere. La notizia è giunta in giornata e ha fatto già scalpore perché Taulant Pascio, il figlio delle due vittime massacrate, è stato scagionato. I particolari con Rachele Campi.
Non è più nel registro degli indagati per l'omicidio dei suoi genitori, Taulant Pascio. Oggi il giudice per le indagini preliminari ha archiviato le accuse a suo carico su richiesta del pubblico ministero Ornella Galeotti. In carcere, accusati di aver ucciso Shpetim e Teuta, arrestano Elona Kalesha, l'ex fidanzata di Taulant, e suo fratello Denis. Una decisione che lascia perplesso l'avvocato dell'indagata Antonio Dorzi, che insieme a Federico Febbo avevano chiesto, per mancanza di prove, la scarcerazione di Elona. Il 30 settembre il Tribunale del riesame aveva rigettato l'appello per la scarcerazione della donna che da dicembre 2020 si trova nel carcere di Sollicciano. La nostra posizione non cambia, dice Dorzi. Il quadro indiziario deve essere nuovamente rivalutato in favore di Elona anche alla luce delle risultanze delle indagini depositate dal pubblico ministero al Tribunale del riesame. Nell'appartamento di via Fontana 40 a Firenze e sulle valigie dove sono stati occultati i corpi fatti a pezzi dei coniugi, infatti non ci sono impronte o DNA corrispondenti a quelli di Taulant e degli altri due indagati, eppure restano in carcere. Resta ancora un mistero il DNA maschile trovato sul manico di una valigetta interna ad una delle valigie che conteneva parti del corpo di una delle vittime. Arrivati a questo punto la strada sembra spianata verso la conclusione delle indagini e di un rinvio a giudizio per Elona e il fratello Denis. Un cercatore di funghi di 87 anni è stato ritrovato oggi senza vita in fondo ad una scarpata nella zona del Passo del Trebbio. Siamo in Alta Garfagnana, in provincia di Lucca. Lo hanno trovato i soccorritori del Club Alpino Italiano. Invece sono corse oltre 6 ore di cammino in una zona impervia dell'Appennino Pistoiese per raggiungere e soccorrere un altro cercatore di funghi precipitato in un crepaccio. Qui l'operazione è stata condotta soprattutto dai vigili del fuoco. Come è noto, ieri sera intorno alle 21 è stata emessa la sentenza a Roma della Corte di Cassazione ormai l'atto finale del processo per la morte di Martina Rossi, morta e precipitata dal terrazzo di un albergo a Palma de Mallorca 11 anni fa. Sono stati condannati i due imputati, due giovani della provincia di Arezzo, che adesso chiedono anche l'affidamento ai servizi sociali. Sentiamo. Martina Rossi fuggiva da uno stupro di gruppo. È questo il responso della Cassazione che conferma le condanne a 3 anni di reclusione per i due giovani aretini Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi. La ragazza è morta quel 3 agosto del 2011 perché voleva scappare da quella violenza che l'attendeva, ma è precipitata dal 6° piano dell'Hotel Sant'Anna a Palma di Mallorca nel tentativo di scavalcare il terrazzo. Voleva rifugiarsi nell'appartamento a fianco, mettersi in salvo dai suoi aguzzini. Martina aveva solo 20 anni e a distanza di 10, la famiglia può mettere un punto a questa vicenda dolorosa in cui molte cose sono state dette per screditare la loro figlia. Martina, nella versione di Alessandro e Luca, si era lanciata nel vuoto dopo aver fumato uno spinello con loro. Inoltre, in Spagna il caso era stato archiviato come suicidio, ma Martina non aveva mai avuto intenzione di togliersi la vita, accantonata anche l'ipotesi di un malore. Siamo tristi ma soddisfatti, dicono i genitori Bruno e Franca, dopo la lunga battaglia legale avvenuta in Italia. Nessuno potrà alleviare il nostro dolore, hanno detto davanti alla Cassazione a Roma, però Martina ora ha riacquistato la dignità che si merita dopo il fango che le è stato tirato addosso. Sarebbe stato identificato dalla Digos il presunto responsabile dei cori razzisti urlati contro il calciatore del Napoli, Koulibaly, alla fine del match della formazione partenopea contro la Fiorentina. L'uomo si sarebbe trovato nella curva Fiesole e l'unico autore delle frasi offensive contro il difensore degli ospiti. Gli investigatori lo avrebbero individuato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza dello stadio Artemio Franchi. Adesso cambiamo argomento, parliamo di lavoro. L'avvertenza GKN si apre uno spiraglio dopo il tavolo di ieri a Roma al Ministero dello Sviluppo Economico. Si è preso un impegno a valutare la possibilità di ritirare la procedura di liquidazione e contemporaneamente a non procedere ai licenziamenti, percorrendo la strada che il Ministero gli ha proposto per un tavolo di discussione che possa provare anche a cedere l'attività. Noi su questo siamo disponibili.
Si apre uno spiraglio sulla vertenza della GKN di Campi Bisenzio, dopo il tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico di ieri. La proprietà ha aperto alla possibilità di un percorso condiviso con le istituzioni, senza minacciare l'avvio di una nuova procedura di licenziamento collettivo. Ma la vera novità è che nessuna chiusura pregiudiziale emergerebbe da parte dell'azienda sulla richiesta del governo e dei sindacati di ritirare la procedura di messa in liquidazione, in favore invece della nomina di un advisor, scelta che il Ministero propone di demandare a Invitalia. Il Dicastero è pronto a mettere a disposizione tutti gli strumenti utili, fra cui il fondo di salvaguardia. Poi alcuni incontri tecnici chiariranno il possibile accesso agli ammortizzatori sociali. Sul fronte del decreto delocalizzazione a cui il governo sta lavorando, la vice ministra Alessandra Todde ha dichiarato: non si può fare in modo che un'azienda rimanga per legge, è impossibile. Siamo in un contesto dove fortunatamente vige la libertà di impresa. Il testo della proposta governativa sta procedendo all'interno di questo percorso istituzionale. È un testo che deve mediare fra diverse posizioni. La cosa importante, continua la vice ministra, è che non è un decreto punitivo per le aziende. È stato ricordato più volte, ma vuole essere un riconoscimento della responsabilità sociale delle aziende, che quando vogliono legittimamente chiudere le attività devono prendersi carico del destino dei lavoratori. E l'entusiasmo per lo spiraglio che si è aperto con l'incontro al Mise non è condiviso dai lavoratori della GKN. Parole come svolto spiraglio sono, secondo loro, prematuri. Che Merroso non possa riaprire la procedura di licenziamento, spiegano, è un dato di fatto dopo la sentenza del Tribunale di Firenze. Dicendo che la procedura di licenziamento non è all'ordine del giorno, quindi, l'azienda non dice ad oggi nulla di concreto. Quanto dura questo giorno, si chiedono i lavoratori. Sono solo parole generiche usate anche un giorno prima di procedere con i licenziamenti che, come ricorderete, avvennero il 9 di luglio. Ciò che è certo è che dicono: l'azienda rimane in liquidazione, i nostri account bloccati, la produzione ferma, noi invece insorgiamo. Andiamo avanti e restiamo però a parlare ancora di lavoro con un'altra vertenza, quella della Giga Grandi Cucine. Giga Grandi Cucine di Scandicci ha comunicato al sindacato la messa in liquidazione dell'azienda con conseguente licenziamento dei 40 addetti. L'azienda produce attrezzature industriali per la ristorazione e dal 2008 è stata acquisita dalla multinazionale americana Middle Buy Corporation. La cassa integrazione terminerà a gennaio e non c'è possibilità di attivare nuovi ammortizzatori sociali. In vista del confronto, la FIOM ha proclamato lo sciopero lo scorso venerdì con presidio nella giornata di oggi davanti ai cancelli dello stabilimento di Via Pisana, a cui è presente il sindaco di Scandicci Sandro Fallani e il consigliere speciale della regione Valerio Fabiani. Presidio anche lunedì 11 ottobre sotto la sede della Regione a Firenze, dove è in programma un tavolo dedicato alla vertenza, convocato la scorsa settimana. Tra l'altro, affermano dal sindacato, ad agosto si è dimesso il manager del sito, l'unica figura dirigenziale di riferimento ai tavoli per la proprietà, e i lavoratori di fatto continuano a produrre piani cottura e altre attrezzature in autogestione. Andiamo adesso a Prato, parliamo di morti negli incidenti stradali. Ebbene, la città laniera centra l'obiettivo europeo. Con Nadia Tarantino, sentiamo. Incidenti stradali sì, ma meno gravi, con un indice di mortalità inferiore a un morto ogni 100 sinistri. È il risultato raggiunto da Prato e da altre 36 delle 107 province italiane che dunque hanno centrato l'obiettivo fissato nel 2010 dall'Unione Europea di dimezzare entro il 2020 il numero dei decessi per incidente stradale. Lo dice lo studio condotto da ACI e Istat sull'andamento dell'incidentalità sulle strade italiane nel 2020, anno del lungo lockdown. Prato ha avuto l'abbassamento più consistente di incidenti gravi e mortali insieme a Gorizia, Milano, Genova, Savona, Rimini e Trieste. In controtendenza sette province che invece hanno visto un'impennata del numero dei morti tra il 2010 e il 2020 e tra queste figura Pistoia. A livello nazionale il numero dei morti sulle strade è sceso nell'arco dei 10 anni del 41%, tanto ma non abbastanza da arrivare al bersaglio europeo del dimezzamento. A incidere sul crollo degli incidenti è stato
stato indubbiamente il lockdown imposto lo scorso anno, che salvo le eccezioni che pure ci sono state, ha contribuito a far sì che l'Italia si avvicinasse molto al traguardo e che 37 province, tra le quali Prato, addirittura lo raggiungessero. Tornando all'andamento degli incidenti nel 2020, a Prato ce ne sono stati 675 con 782 feriti e 6 morti. Il rapporto tra numero di sinistri e numero di vittime si è attestato allo 0,89 contro una media regionale dell'1,47. Entrando più nel dettaglio, 104 i pedoni feriti, nessuno dei quali ha perso la vita, mentre i ciclisti che hanno riportato lesioni sono stati 133 e di questi ne è morto uno. Avevamo anticipato un po' questa notizia. Ebbene, Tommaso Sacchi sarà assessore alla cultura a Milano. L'annuncio ufficiale giungerà domani, lascia perciò Palazzo Vecchio e andrà a far parte della giunta del sindaco Beppe Sala. Tommaso Sacchi, attuale assessore comunale alla cultura di Firenze, verso il ruolo di assessore alla cultura al comune di Milano. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nella giornata di domani direttamente dal sindaco rieletto Giuseppe Sala, che in queste ore sta formando la nuova giunta. Al momento non sono state presentate dimissioni formali in Palazzo Vecchio da Sacchi, che peraltro è in partenza per una missione istituzionale col comune di Firenze a Dubai insieme al sindaco Dario Nardella. La missione dovrebbe essere l'ultima di Sacchi da assessore comunale fiorentino. Sull'eventuale trasloco di Tommaso Sacchi da Firenze a Milano, bocche cucite a Palazzo Vecchio, anche se si fa notare che oltre alla missione imminente a Dubai, Sacchi ha anche altri appuntamenti già fissati nei prossimi giorni come assessore alla cultura del comune di Firenze. Da Siena adesso il sindaco Luigi De Mossi ha disertato l'inaugurazione del nuovo anno accademico dell'Ateneo della città senese e anche l'insediamento del rettore Montanari. Posto per il comune c'è, in ogni modo, come dire, ogni istituzione è responsabile delle sue scelte, la nostra scelta è quella di essere aperti, accoglienti, rispettosi e di non entrare in nessuna polemica di parte. Una sedia vuota, così è rimasta quella riservata al rappresentante del Comune di Siena. Una scelta, quella di non presentarsi all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Pestanieri di Siena, dovuta probabilmente alle esternazioni fatte dal neorettore Montanari in merito alle foibe. A detta sua, strumentalizzate dall'estrema destra. Nessuno ha mai negato le foibe, spiega Montanari, ma credo che il modo in cui sono state usate dalla politica sia irrispettoso per le vittime. Era un discorso per le vittime delle foibe e contro l'uso politico di chi le celebra a braccio teso con la svastica sul braccio. Nessun rappresentante dell'amministrazione comunale si è presentato. La Balzana, simbolo di Siena, quantomeno lo ha fatto, anche se in ritardo. Un gesto che sembrerebbe scontato, ma che non lo era affatto dopo le esternazioni del comune sulla partecipazione alla cerimonia, alla quale di fatto ha presentato soltanto il proprio simbolo. Non condivido assolutamente questa posizione, perché credo che le istituzioni che rappresentano tutte le cittadine e tutti i cittadini debbano essere presenti in un momento importante come questo, come quello di questa mattina, proprio perché le nostre università sono fondamentali, lo saranno a maggior ragione in questa fase di ripartenza, e quindi credo che sia un dovere stamane essere qua. Chiude a Pistoia il centro vaccinale della cattedrale. Dall'11 febbraio, pensate, sono state somministrate qualcosa come più di 146.000 dosi di vaccino. Chiude i battenti il centro vaccinale La Cattedrale di Pistoia. Aveva iniziato l'attività lo scorso 11 febbraio e da allora vi sono state somministrate circa 146.000 dosi. Rimane aperto fino alla fine di novembre l'hub di San Biagio e poi le vaccinazioni anche per la terza dose proseguiranno con altri canali. La cattedrale ha aperto i battenti l'11 febbraio, li chiude stasera con un bilancio direi estremamente positivo, raggiungiamo quasi i 146.000 vaccinazioni effettuate. Questo ovviamente con la collaborazione di tante persone che si sono avvicendate per far sì che questa macchina molto imponente potesse funzionare al meglio. Rimane sicuramente un'esperienza positiva legata
da una parte ovviamente al grande lavoro e all'alto numero di vaccinazioni che in questa sede sono state fatte a favore di tutta la comunità, non soltanto pistoiese, ma ovviamente da parte di tutta la Toscana Centro, perché sono venuti a vaccinarsi qui soprattutto nei primi tempi tantissime persone da fuori provincia. E dall'altra rimane un sentito e profondo grazie a tutti coloro che sono qui dentro, hanno passato tanti mesi proprio al servizio della comunità. Il bilancio è positivo perché comunque non abbiamo avuto grossi problemi né da un punto di vista clinico con i pazienti né da un punto di vista organizzativo, quindi siamo felici. Ecco. Dal punto di vista personale com'è stata questa esperienza? È stata un'esperienza formativa, ovviamente nuova, ognuno di noi ha diversi specialistiche di percorso formativo, però ci siamo comunque adeguati a fare pure questa cosa. Ecco. Cambiamo decisamente argomento, questo è il momento giusto per acquistare immobili. Sono le parole dell'avvocato Pierettore Olivetti Rason, che fa una fotografia del mercato immobiliare da oggi sostenuto da mutui a tassi agevolati. Il mercato immobiliare non subisce battute d'arresto in Toscana. Secondo i dati dell'Osservatorio Immobiliare Regionale, i prezzi sono rimasti stabili. Quello che è cambiato, si potrebbe dire, è il gusto. La pandemia con il lockdown e lo smart working ha cambiato le esigenze dei cittadini alla ricerca di case sempre più grandi, con giardini o terrazze. La ripresa del mercato immobiliare è stata favorita anche dai bonus che il governo ha dato per le ristrutturazioni, primo fra tutto il bonus bonus del 110% e anche dalla diminuzione dei tassi praticati dalle banche per i mutui, che sono ai minimi storici. Oggi si preferisce il mutuo all'affitto, i prezzi al metro quadro variano da città in città. Firenze resta la più cara con 6.000 euro al metro quadro per il centro storico, a seguire Siena che si attesta sui 3.450 euro. La più bassa resta Livorno, sempre nel centro storico si arriva a 1.160 euro al metro quadro. Numeri a parte, il mercato immobiliare ha iniziato a crescere con le compravendite dal 2020. Nel panorama toscano, oltre a Firenze città d'arte, la piazza che ha registrato il maggior numero di compravendite è senz'altro il litorale toscano e particolarmente la Versilia. Valutando in definitiva la situazione nel suo complesso, pare che questo sia il momento giusto per investire in immobili, complice anche la disponibilità delle banche a garantire la concessione di mutui a tassi davvero agevolati. Al via a Pisa Internet Festival edizione 2021. La fusione fra fisico e digitale, il filo conduttore dell'Internet Festival di Pisa, giunto all'11ª edizione. Il titolo, Figital, questa fusione fra materialità degli spazi, delle cose, degli oggetti, la materia e il digitale immateriale, la possibilità di guardare e guardarci intorno senza una definizione così netta tra il materiale e l'immateriale. Incontri, performance artistiche, degustazioni multisensoriali, installazioni interattive, concerti e libri animeranno la rassegna fino a domenica in 12 location diverse. Quest'anno siamo ripartiti, quindi un benvenuto alla manifestazione. Ma la manifestazione fa capire quanto la nostra città abbia una serie di risorse importanti, e i ricercatori, tutto il mondo scientifico, le tre università, e la grande ricerca del CNR. Pensiamo che da qui è partito il primo segnale internet che poi ha cambiato le nostre vite. Noi durante la pandemia abbiamo potuto continuare a lavorare o andare a scuola per i più giovani proprio grazie a quel segnale che tanti anni fa, nel 1986, parte da via Santa Maria e cambia proprio la nostra vita. Quindi la manifestazione è importante, come amministrazione comunale la sosteniamo anche economicamente. Oggi tutti insieme stiamo cercando di immaginarci un futuro diverso con un sistema di digitalizzazione che sicuramente migliorerà la qualità della vita dei nostri cittadini nei prossimi anni. Direi che qui esploriamo il vantaggio competitivo, che la competenza che questa città si porta dietro da tanto tempo, può diventare un vantaggio competitivo per tutta la Toscana e per tutto il paese.
È morto all'età di 78 anni dopo una breve ma terribile malattia Gian Gualberto Pepi, avvocato storico di grandi processi come il mostro di Firenze e i processi di mafia contro Cosa Nostra. È stato per molto tempo anche uno dei commentatori più prestigioso della nostra trasmissione a Giallo Toscana. I funerali di Gian Gualberto Pepi si svolgeranno domani sabato alle 15.30 presso la Chiesa del Sacro Cuore a Firenze. E noi vi ricordiamo gli appuntamenti della serata di Toscana TV alle 21.20 circa a tutto gol. A seguire intorno alle 23 torna un'ennesima puntata di Giallo Toscana. È tutto, grazie di essere stati con noi, alle prossime edizioni. Arrivederci.